gli occhi, abbandona il corpo, lascia che il corpo trovi la sua posizione più comoda su questa poltrona. Comincia a respirare lentamente e profondamente. Fin quando il bisogno di respirare normalmente, sentirai questo bisogno di respirare normalmente e quindi lo farai. Nel frattempo, mentre respiri profondamente e lentamente, senti che mentre inspiri aria, mentre riempi i polmoni, ti riempi anche come di energia. Dentro di te entra energia. E quando lasci uscire fuori l'aria lentamente, il tuo corpo si appesantisce lentamente, sempre di più. Così. Mentre fai questa serie di respiri, io conto verso il basso per aiutarti da 10 a 1. Comincio a contare da 10. Fino così. Nel frattempo, ad ogni respiro, il tuo corpo si appesantisce sempre di più. Qualsiasi rumore, qualsiasi suono, qualsiasi altra voce tu possa sentire attorno a te, provenire dall'esterno, qualsiasi cosa, non ti distrarrà, anzi, la userai per andare ancora di più verso uno stato di rilassamento, sempre più profondo. Ti aiuta a rilassarti sempre di più. E il timbro e il suono della mia voce, ogni volta che l'ascolti, ti rilassa sempre di più. E ad ogni respiro il tuo corpo si appesantisce. Ogni volta che butti fuori l'aria, il tuo corpo sprofonda nella poltrona. Lentamente. 8, così. Se dovesse cadere la linea, Marilena, non succede assolutamente niente. Perché lo stato di rilassamento in cui sei si trasforma in dormiveglia. Quando capirai che non c'è più comunicazione, non c'è più connessione, semplicemente riaprirai gli occhi, mi richiamerai oppure risponderai alla mia chiamata se ti sto chiamando io. E non appena si ristabilisce la connessione, tu richiuderai gli occhi, ti riguiderò verso quello stato di rilassamento in cui eri poco prima che cadesse la linea. E in pochi secondi sarai di nuovo lì, come quando ti svegli e sei ancora un po' addormentata. Guardi l'orologio, ti giri, richiudi gli occhi. E immediatamente ritorni in quel sonno rilassante. 7, conto verso 1. Ed il tuo corpo adesso è pesante, si è appesantito attraverso i tuoi respiri. Puoi sentire come i piedi sono pesanti adesso.
Puoi sentire i tuoi polpacci pesanti. Anche le ginocchia sono pesanti. È la sensazione di un benessere e di un rilassamento totale. Senti che anche le cosce sono pesanti e rilassate e sprofondano nella poltrona. Senti che anche il tuo bacino è pesante, comodamente rilassato e sprofonda anch'esso nella poltrona. Il tuo corpo è piacevolmente rilassato. Senti come anche i muscoli del petto e dell'addome sono anch'essi rilassati. Ti senti comoda, rilassata e senti che anche tutti i muscoli della schiena sono anch'essi profondamente rilassati e sprofondi comodamente, completamente in questa poltrona. Puoi anche le spalle sono così dolcemente sprofondate nella poltrona e così anche le braccia fino ad arrivare alle mani. Il tuo corpo è adagiato dolcemente, pesantemente, comodamente nella poltrona. Sei ancora più giù, sempre più pesante, sempre più comoda, sempre più rilassata. Mentre conto verso l'uno, nella tua mente possono arrivare pensieri, ricordi, momenti. Lascia che la tua mente scelga un ricordo, un momento. Anche i muscoli del collo e della nuca si rilassano ed anche i muscoli del volto si rilassano completamente, completamente.
Adesso Marilena, dimmi cosa ha scelto la tua mente, che ricordo ha scelto la tua mente, cosa stai pensando adesso? Riesco ancora a focalizzare meglio. Perfetto. Adesso la tua mente si è completamente svuotata. E questo sarà il nostro punto di partenza. Adesso, prima di andare avanti, ti chiedo se vuoi che questa sessione sia eseguita in doppia lingua, in italiano e in spagnolo, così da poter permettere a tanta gente in tante altre parti del mondo di poter capire questo video, questa sessione. Sei d'accordo? Sì. Entonces, esta sesión va a ser en doble idioma, italiano e español, para permitir también en otras partes del mundo lo que está pasando en esta sesión. Ogni volta que yo parlo en español, tú vas en profundidad, nei tuoi pensieri, nei tuoi ricordi, 2 volte più velocemente di quando parlo in italiano. Cuando yo hablo en español, tú vas más profunda, 2 veces más rápido, en profundidad, en tus pensamientos. Adesso voglio che tu focalizzi quell'immagine su quell'armadio, quelle facce. Sì. Ahora yo quiero que tú visualices aquel armario, aquella cara en aquel armario. Dimmi cosa vedi, dimmi che è lo che ves. Ci sono due occhi. Son los ojos. Come? Sono due che mi guardano. Dos ojos que me miran. Sulla guancia sinistra di questo volto c'è una croce. En la mejilla izquierda de esa cara hay una cruz. Intorno a questo volto ci sono altri volti. Alrededor de esa cara hay otras caras. Quante sono le facce attorno a questa faccia principale? Quanta cara hai alrededor di questa cara principale? Ci sono tre che percepisco bene, poi di sfondo ci sono altri volti, sembrano volti antichi. Parecen caras muy antiguas. Quanti sono questi volti? Quanto sono? Almeno 5, 6. 5 o 6. Il primo volto in che posizione è? La prima cara in che posizione sta? Centrale. Entra. Qual è la fisionomia di questo volto? Qual è la fisionomia di questa cara? Non sembra un volto italiano. No parece una cara italiana. Ha gli occhi grandi. Ojos grandes.
Naso, labbra, nariz, labios. No, non si vedono molto bene. No se ven bien. Orecchie, orejas. No, No. altro gli occhi. El pelo, i capelli. Sembra moro. Di chi è questa faccia? De chi è questa cara? Non so. Non lo sé. Adesso ti chiedo di guardare dritta negli occhi di questa faccia. Te pido di mirar dentro estos ojos, de esa cara. Conterò fino a tre. Quando avrò detto tre, tu vedrai l'anima a cui appartiene o è appartenuta questa faccia. Quando io diga tres, tu verás el alma de quién ha sido. O di chi è questa cara? Uno, due, tre, negli occhi, en los ojos. Di chi è? Di chi è? Ci torneremo dopo. Vamos a volver después. Andiamo alla seconda faccia. Vamos alla seconda cara. Sì. Come è? Com'è? Questo sembra un viso dolce, non so se è maschio o femmina. È una cara molto dolce. Non so se hombre o mujer. Più o meno di quanti anni, ma sono meno di che età. Trentacinque. In che posizione è? 40-45. In che posizione sta? Poggia sulla testa di quella centrale, di lato. Apoya la cabeza en la cabeza de la cabeza central. ¿De quién es esta faccia? ¿De quién es esa cara? Sembra una donna. Una mujer. ¿Quién es esta donna? ¿Quién es esa mujer? No lo sé. Bene. Andiamo alla terza faccia, vamos alla terza cara. In che posizione è? In che posizione sta? A fianco alla faccia di quella centrale. Sono appiccicate. Però si vede quasi di profilo che è di fronte. Está al lado de la cara central y está apoyada de perfil. Descrivi questa faccia, come è fatta? Descrivi questa cara, come sta hecha? È meno piacevole. Menos hermosa. Praticamente sta alla destra.
di questa faccia centrale. Uomo o donna, hombre o mujer, está a la derecha. Uomo. Uomo. Di chi è Sì, questa grande, ci faccia? avrà 60 anni, 70. Hombre de 60 años. Di chi è questa faccia? De quién es esa cara? Non riesco. Ok, no logro, no consigo verlo. ¿C'è ancora qualche altra faccia? ¿Hay todavía algunas caras más? Sì, un volto trasversale alla base di questi tre volti, moro, Una con i cara trasversale. capelli ondulati e c'è anche un po' di barbetta. Cara de perfil con un pochito de barba. Uomo o donna, hombre o mujer. Uomo, uomo. Hombre. Ah già, con la barba. Già, con la 40 barba. anni. 40 anni. 40 40 anni. Moro. Di chi è questa faccia? De chi è questa cara? Non lo sai? Non lo sabes? No. Ci sono ancora delle facce? Hai todavía máscaras? Qualche viso di profondità, ma a me vengono in mente i volti dei saggi. Algunas caras, pero a lo lejos, y me miran como si fueran rostros de sabios. Di chi è la faccia centrale? De quién es la cara central? La principale, la principale. Io ho sempre avuto un po' il sospetto che fossero gli occhi di Gesù. Io sempre tuve la sospetta che fossero gli occhi di Gesù. Chiedigli, a questa faccia chi è? Il messaggio arriva direttamente nella tua testa, come se tu stessa pensassi la risposta. Pregunta a esa cara quién es. La respuesta llega a tu mente, como si fuera tú misma que la pensaras. Cosa te dice? ¿Qué te dice? La comunicación es telepática. La comunicación es telepática. A me sta venendo in mente anche mio padre. E viene alla mente mio padre. Come si chiama tuo padre? Come si chiama tuo padre? Silvano. Digli, chiedigli. Se in questo momento lui sta bene dove sta, pregúntale si él está bien dónde está. Mi sembra che il viso sia piuttosto rilassato. La cara me parece muy relajada. ¿Te está comunicando serenidad? ¿Te está comunicando serenidad? Tranquilidad, tranquilidad. Sì, mi sembra di sì. Chiedigli se c'è qualcosa che tu vuoi che lui ti perdoni. Pregúntele si hay algo che tu quieres che él te perdoni.
E ti dice, che ti dice? Cosa ti dice Marilena? Che ti dice Marilena? Non mi dice niente. Chiedigli chi sono quei volti che stanno attorno a lui. Pregunta di che ne sono esas care che stanno alrededor suyo. E chi sono, Marilena? Di chi ne sono? Non sento. Non senti la mia voce? Non No? sento. No, non sento, non capisco. Non intendo. Mi pare, niente. Adesso voglio chiedi a tuo padre perché tra di voi c'è stata una relazione di odio-amore. Cosa dovevate apprendere da questa relazione? Pregunta a tu papà, perché entre los dos ha estado una relación de amor y odio. ¿A qué servía? ¿De qué servía esta relación? E chiedili se è autorizzato a darti la risposta. Pregunta se sta autorizzato a darti la risposta. Adesso, Marilena, conto da 1 a 3. Ora, Marilena, conto da 1 a 3. Quando avrò detto 3, quando hai detto 3, tu vai a un ricordo con tuo padre, un ricordo molto importante che tu hai avuto con tuo padre. Quando conti da 1 a 3, quando dica 3, tu vas a un ricordo molto importante, di algo che ha passato molto importante con tuo padre. 1, 2, 3. Cosa succede, Marilena? Che passa? Quando mi teneva in braccio. E te ne hai in brazos? Tu quanti anni hai lì? Quantos años tienes allí? Sono trentino. Unos 30? 30? Sei abbracciata a lui? Stai abbracciata a lei? Sì. Come ti chiami? Come ti chiami? In questa vita, in questa vita.
Pasticci. Pasticci. Sei uomo o donna? ¿Eres hombre o mujer? ¿Te sientes hombre o donna? ¿Te sientes hombre o mujer? Mi sento uomo. Hombre. E tuo padre è uomo o donna in questa situazione? Tu padre es hombre o mujer en esa situación. El espíritu de tu padre, lo espíritu de tu padre. Lì è uomo o donna? Es hombre o mujer? Come la sensazione di donna. Come? Puoi ripetere? Ripetere? Di donna. Donna, mujer. Quanti anni ha e come si chiama questa donna? Come si chiama questa mujer? Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? ¿Con qué letra comienza? ¿Con qué letra empieza? Ah. Quindi la chiameremo A per comodità. La vamos a llamar A por comodità. ¿D'accordo? ¿D'accordo? Sì. ¿Quanti anni ha A? ¿Quantos años tiene A? ¿Es más joven o más adulta que tú?